che legame c'è tra mafia e corruzione? Anche oggi una notizia tangente all'ANAS. C'è un legame tra il sistema di corruttela e la mafia? Ma i mafiosi, per fare i loro sporchi affari, non si negano nessuna possibilità, non escludono di praticare nessuna strada, anche le più losche, anche le più schifose. Pur di raggiungere i loro affari, soprattutto se hanno problemi, non esitano a scatenare minacce, suggestioni, prevaricazioni, intimidazioni, corruzione, se necessario addirittura la violenza. Quindi tra mafia e corruzione c'è un legame molto stretto e in ogni caso sono declinazioni dello stesso fenomeno generale, l'illegalità economica, che comprende un terzo livello, che è quello dell'evasione fiscale. L'evasione fiscale sono 120 miliardi di euro l'anno, cifra comunicata per così dire dal Capo dello Stato nel discorso di fine anno, la corruzione 60 miliardi, la mafia 150 miliardi di euro l'anno, il business calcolato per difetto, totale 330 miliardi, una rapina perpetrata ai nostri danni, una montagna di risorse che ci viene rubata. E senza queste risorse noi viviamo peggio, perché abbiamo un'infinità di cose in meno che se le avessimo la qualità della nostra vita sarebbe migliore. Ma c'è uno strettissimo intreccio tra tutte queste cose. Anche nell'operatività specifica della mafia la corruzione ha il suo ruolo. Però si ha come la sensazione che la mafia non sia più sanguinaria, no? Soprattutto qui al nord si ha una percezione distaccata, come se sia un fenomeno così annacquato, forse perché è una mafia che si è ripulita, agisce nei gangli dell'economia. Qual è la vera situazione? Non parlerei di mafia annacquata, non parlerei di mafia ripulita, soprattutto la seconda parola mi sembra, anche se in questi aggettivi c'è del vero. Precisiamoli però, se mi consente. La mafia cambia pelle di fase in fase, anche di regione in regione, anche di città in città. Oggi, molto più spesso che in passato, c'è una mafia che la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha definito silente. C'è una mafia che applica il proprio metodo di prevaricazione, intimidazione, assoggettamento per conseguire vantaggi politici, economici, sociali, senza sangue che scorre, senza fare troppo rumore. Come si convive con la paura? Se nella sua esistenza c'è stata la paura e riferimento, i magistrati oggi che indagano la mafia hanno paura, devono avere paura? Ma tutti i magistrati, se posso dire presuntuosamente a partire da me, di fronte a questo problema si sono sempre regolati come ha insegnato Paolo Borsellino. Questa domanda a Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone, quando si sapeva, lui sapeva che poteva toccare a lui e purtroppo toccherà effettivamente a lui, questa domanda a Paolo Borsellino se l'è sentita rivolgere molte volte e ha sempre risposto così. Come si fa a non avere paura di fronte ad una minaccia organizzata, criminale, feroce come quella della mafia? Il problema è avere sempre un po' più di coraggio rispetto alla paura che non si può non avere.